Ragazzi, in questo video vi mostro un particolare tipo di alga, sembra del terriccio, vedete, sembra tipo terriccio oppure una spezia, ma in realtà è un'alga, l'alga spirulina. Allora, questa alga viene prodotta grazie alle nuove tecniche di idrocoltura. L'idrocoltura che cos'è? È la coltivazione in acqua. Allora, questi impianti vengono realizzati a clima protetto, in ambiente protetto, quindi l'andamento climatico non l'andamento, cioè l'andamento climatico in che senso? Se piove, fa freddo, eccetera, non interferisce sulla produzione. E di che cosa ha bisogno quest'alga per crescere? Ha bisogno di luce, acqua, ossigeno e anidride carbonica. Dopo che si è cresciuta nell'acqua, inizialmente nell'acqua ha un aspetto melmoso, marroncino, eccetera, viene filtrata e viene ottenuta sotto la forma setacciata e viene ottenuta in queste varie forme, forma granulosa, granulare, abbiamo la forma farinosa sotto, che viene utilizzata per impasti, eccetera. Sotto forma di barrette energetiche, essendo un superfood, e sotto forma di compresse, stavo dimenticando. Allora, vi elenco un po' le caratteristiche riferiti a 100 grammi di prodotto. Allora, informazioni nutrizionali, questi sono i valori medi. Allora, l'energia, questi sono circa 50 grammi. L'unica cosa è che il prezzo è un poco elevato, cioè 50 grammi di prodotto, il prezzo varia dai 20 ai 18 euro. Allora, energia, 50, 100, scusate, 100 grammi di prodotto hanno un'energia pari a 100, 158 kJ, che sarebbe l'unità di misura europea, oppure 360 kcal espressi in kcal. Grassi 6 grammi su 100 grammi, grassi di cui abbiamo gli acidi grassi saturi 2,4, acidi grassi monoinsaturi 0,7, acidi grassi polinsaturi 2,9, carboidrati 20 grammi, di cui abbiamo gli zuccheri lo 0, fibra il 5,5 grammi, proteine 60 grammi, sale 4,4 grammi. Allora, il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio che è naturalmente presente. Allora, questi sono i dati, più o meno elencati in maniera sommaria, i dati che riguardano 100 grammi di prodotto, i valori nutritivi. E vabbè, poi ci sono i dati di scadenza, eccetera, anche se sono anche il prodotto aperto dura molto. Comunque, le varie aziende sono dotate di pacchetti salva freschezza come questo. Adesso non mostro il logo dell'azienda, però hanno questi pacchetti il cui salva freschezza, il cui triplicano la durata del prodotto. Dato che non può essere utilizzato, la percentuale giornaliera che può essere mangiata, che può essere somministrata, è di circa 3 grammi, proprio perché per non appesantire i reni, eccetera, per l'elevato contenuto proteico. Quindi questo. Poi nel prossimo video vi mostrerò una ricetta, come effettuare alcune ricette. Ne sceglierò una, la più comune, e quindi ve la mostrerò nel prossimo video.